Mi trovo a Como in via Armando Diaz per raccontarvi l'ultimo episodio della storia di Mystic Burger. Questo è quello di Como, è stato il primo e c'è una storia molto interessante. Ciao. Congratulazioni, siamo lasciati a karate con la tua compagna incinta. Sei un padre, come va? Bene, benissimo. Il papà Brianzolo ce la fa a gestire tutto. Alla figura del padre. Questa è stata la prima apertura. Raccontami i primi giorni, i primi mesi. I primi giorni sono stati giorni difficili. Siamo riusciti ad aprire il 20 dicembre del 2013, senza pubblicità, senza niente, sulla serranda e iniziare a lavorare. Startup nuova, non avevi pubblicità, locale vuoto, diciamo la verità. Difatti ero aperto 7 su 7, dicevo, qui non è il problema quale giorni chiudere, ma quasi quale giorni aprire. E poi succede qualcosa. Sì, una domenica mattina ci chiama qualche conoscente del mio socio che era dalla zona di Como. C'era un inserto dove si parlava di noi. Si chiamava Mag, questo inserto della provincia. E c'era un bellissimo articolo che non sapevamo neanche dell'uscita di questo articolo. Subito, da quel giorno, è stato come una manna scesa dal cielo. Il locale pieno. La sera lì è stata l'inaugurazione, che ci hanno colto di sorpresa. Noi siamo abituati a vedere le cose quando hanno già avuto successo, ma dietro... I primi giorni li abbiamo vissuti noi. Sì, c'è stata addirittura una serata, me lo ricorderò sempre, 6 gennaio. È stata organizzata una cena per i dipendenti di un famoso albergo che c'è qua vicino, il Castadiva. Avevamo questi prenotati, queste 20 persone, grazie a Dio, perché oltre a quelle persone non era entrato nessuno quella sera. In quei giorni ti sei chiesto che cazzo fai? Cominciavi a pensare, ma adesso come possiamo fare per attirare la clientela? Mille domande te le fai, vai a casa, dormi poco. Tutti che dicevano, ma tu sei sicuro di andare a Como? Ma lo sai che Como sono chiusi, ma lo sai. Alla fine, dopo 20 giorni, il mese, abbiamo vinto noi. Se tu dovessi dare un consiglio ai giovani brianzoli che magari amano quello che fanno, ma gli manca quel passo per aprire una cosa loro, cosa diresti? Crederci, se ci credono andate, ci può essere la fortuna, ma se c'è la passione sei a tre quarti di quello che ti serve per avere il successo. In Brianza c'è speranza. Sì, c'è speranza. È la California, io dico, sì, è la nostra California. Se hai un'idea, portala avanti. In Brianza c'è il soldo, quindi che pur si può dire quello che vuoi, ma in Brianza c'è il soldo. Guardiamo al futuro. Sei appagato? Sei seduto sul divano? No. Brianzolo, non è che posso dire sei sul divano. E quindi? E quindi vi lasciamo coi tre puntini in sospeso. Quindi, non si può dire di più. Secondo me ha ad altri progetti in testa, ma non ce li vuole dire. È stato un piacere conoscere Mystic e raccontare la tua storia e quella di Andrea. Tu di dove sei? Io il Salvador. Io sono nato a Cantù. Tu sei russo. Di dove? Di Rostov. Tu sei di? El Salvador. Tu di dove sei? Io di Medesimo. Senegal. Io sono del Ghana. Ghana. Io sono gambiano. Gambia. Da Gambia. Io sono della Basilicata. Basilicata. Un Damaltra. Damaltra Burger. Ul Damaltra. Damaltra vuol dire che dammirate, vero? Così. Damaltra Burger. Che vuol dire? Vuol dire che Damaltra. Ma dov'è il terone? Ul Damaltra. Damaltra significa muoviti, giusto? Datti una mossa, penso. No. Ah, dammi retta. Ul Damaltra. Uldamatra, Uldamatra? Uldamatra. Che vuol dire? Dammi retta, giusto? Bravo, grande!
tutte le nazioni ci sono qua, tutte.